seguendo una formica. L'altro giorno ho visto una formica che trasportava una foglia enorme. La formica era piccola e la foglia doveva essere almeno due o tre volte il suo peso. Ora la trascinava, ora la sollevava sopra la testa. Quando soffiava il vento, la foglia cadeva, facendo cadere anche la formica. Fece molti capitomboli, ma nemmeno questo fece desistere la formica dalla sua impresa. L'osservai e la seguii finché giunse vicino a un buco nella terra che doveva essere la porta della sua casa. Allora pensai: finalmente ha concluso la sua impresa. Mi illudevo, perché anzi ne aveva appena terminato solo una tappa. La foglia era molto più grande del foro d'ingresso, per cui la formica lasciò la foglia di lato all'esterno ed entrò da sola. Così mi dissi: poverina, tanto sacrificio per nulla. Mi ricordai del detto popolare: nuotò, nuotò e morì sulla spiaggia. Ma la formichina mi sorprese. Dal buco uscirono altre formiche che cominciarono a tagliare la foglia in piccoli pezzi. Sembravano allegre nel loro lavoro. In poco tempo la grande foglia era sparita, lasciando spazio a pezzettini che ormai erano tutti al sicuro nel foro della loro tana nel terreno. Il Signore ha messo intorno a noi l'immenso libro che è il creato. In ogni singola parte, anche la più piccola, ci ha lasciato un messaggio da leggere con attenzione e calma, perché ci parla di Lui e del Suo amore per noi. Osservando e riflettendo su ciò che ci circonda, si possono scoprire anche le chiare indicazioni sul cammino che dobbiamo fare per riunirci un giorno con Lui. Ci vengono suggeriti i modi e gli strumenti necessari a favorire la riuscita del nostro impegno. Bisogna però non fermarsi al semplice aspetto esteriore di questo dono, beandosi soltanto della sua bellezza e usandolo solo per accontentare la nostra curiosità e golosità umana riguardo a ciò che è bello e ci piace. È necessario quindi sostare a riflettere per estrarre quel messaggio che, parlandoci di Dio, diventa luce e nutrimento per la nostra vita. L'inizio di questo approfondimento è sempre un partire da ciò che è usuale, che tutti vedono, che abbiamo sempre sotto gli occhi, a cui ormai siamo così abituati da non notarlo più, perché lo si guarda senza vedere. Dobbiamo andare oltre le prime impressioni umorali legate ad una superficiale emozione. Ma com'è bello! Mai visto niente del genere! Mi fa commuovere! La bellezza del creato è la semplice confezione di questo dono e ci può dare solo un assaggio
della grandezza e della bontà di colui che lo ha fatto. Ma per arrivare a ciò che conta, a ciò che, se conosciuto e accolto, può cambiare la nostra vita, bisogna aprire l'involucro e penetrare al suo interno. Proviamo allora insieme a scartare questa storiella per scoprire quale dono il Signore ha preparato per ciascuno di noi. Se pensiamo alle nostre esperienze di vita quotidiane, chissà quante volte ci siamo scoraggiati davanti all'ingorgo degli impegni o delle difficoltà. Forse, se la formica si fosse fermata a constatare le dimensioni della foglia, la difficoltà nel trasportarla su di sé, l'impossibilità di farla passare attraverso il piccolo foro d'ingresso del formicaio, non avrebbe nemmeno iniziato il suo viaggio, mentre la sua costanza e la sua forza di volontà l'hanno sostenuta nel portare a termine la sua fatica. Proviamo a trasformare la nostra riflessione in preghiera e chiediamo al Signore di darci la tenacia e lo spirito di sopportazione della piccola formica, per farci carico tutti i giorni delle difficoltà e dei bisogni nostri e dei fratelli. Di darci la sua perseveranza e pazienza, per non perderci d'animo davanti alle cadute, agli insuccessi, ai nostri limiti o all'ingratitudine degli altri. Di darci la sua intelligenza e semplicità di cuore, quando, riconoscendo la propria incapacità, accettiamo con umiltà e gratitudine l'aiuto dei fratelli, permettendo loro di soccorrerci, senza sentirsi per questo umiliati. Chiediamo anche di avere la bontà e la generosità, di non trattenere per noi, ma di dividere con chi ci circonda ed è nel bisogno, i frutti delle nostre fatiche, senza guardare al sacrificio che ci sono costati o a quanto gli altri li possono meritare. Domandiamo infine al Signore la grazia di riuscire, come questa piccola creatura, a non desistere nel cammino quotidiano, specie quando i venti contrari ci fanno chinare la testa o quando, per il peso di ciò che ci opprime, siamo tentati a rinunciare e a lasciar perdere tutto. Perché è pensando alla gioia di chi attende il dono del nostro sacrificio che possiamo trovare la forza per superare nell'amore tutte le avversità che ogni impegno comporta. Pensiamo che il Signore è sempre con noi e non ci abbandona mai. Così, fidandosi di Lui, potremo vivere con più serenità le difficoltà e le sofferenze che incontriamo, sapendo anche che tutto è nelle sue mani e tutto concorre a un bene più grande che ora non conosciamo, ma che è stato preparato per noi dall'amore del Signore fin dall'inizio dei tempi. È donando la felicità agli altri che la regalo anche a me stesso.